Educare. Alimentazione in gravidanza. Cosa preferire o evitare per la salute del nostro bambino? La qualità dell'alimentazione della donna durante la gravidanza, insieme all'aumento di peso, possono influenzare sia il peso del feto alla nascita, sia la sua salute futura. Bimbi cresciuti nel grembo di una mamma che segue una dieta povera sono più a rischio di diabete di tipo 2 in età adulta e sarebbero più soggetti a complicazioni metaboliche e cardiovascolari. Qual è quindi l'alimentazione da seguire? Non è necessario stravolgere la propria dieta. Bisogna riequilibrarla considerando il maggiore fabbisogno di energia e di alcuni nutrienti. L'apporto calorico giornaliero dovrebbe mantenersi tra le 2200 e le 2900 kcal, anche se la variazione di peso consigliata va stabilita in base all'indice di massa corporea della madre prima della gravidanza. È utile consumare latte, che contiene calcio, fosforo, magnesio, vitamine A e D, e carne, pesce, uova e formaggi, ricchi di proteine ad elevato valore biologico. Sarebbe preferibile sostituire la carne con il pesce almeno 2-3 volte alla settimana, per i suoi acidi grassi polinsaturi, fosforo, iodio e la maggiore digeribilità. Se la madre è vegana, deve assumere anche aminoacidi essenziali e vitamina B12. Da consumare con moderazione caffè, tè e bevande che contengono caffeina, mentre vanno eliminati gli alcolici. È importante non assumere latte non pastorizzato, carni crude, insaccati, verdura e frutta non correttamente lavate, per evitare toxoplasmosi, salmonellosi e brucellosi. L'uso del sale va ridotto per evitare la ritenzione idrica e l'ipertensione. Andrebbero preferiti cibi poco elaborati e ridotto al minimo il consumo di dolci. Una dieta così bilanciata permette di correggere comportamenti alimentari e ridurre il rischio di sviluppare malattie croniche.